Buonasera, benvenuti al Mercato Centrale, benvenuti a Mangiatori di Libri, l'appuntamento del Mercato Centrale in collaborazione con Letture Metropolitane. Io sono Flavia Capone, sono la fondatrice di Letture Metropolitane, che è un sito che si occupa di libri e in particolare noi recensiamo i libri in base alla facilità di lettura sui mezzi pubblici. E diamo un numero di fermate da 10 a 50 fermate, che ovviamente non è un valore qualitativo, ma un valore appunto di facilità di fruizione in viaggio, in movimento. Questa è la chiave che ci siamo inventati. E quale posto poteva essere più adatto per parlare di libri e di libri in movimento che una stazione. E quindi quando il Mercato Centrale ci ha chiesto di creare un appuntamento che si occupasse appunto di libri, qui siamo stati molto felici e da questo è nato i Mangiatori di Libri. E oggi io sono particolarmente contenta del libro di cui si parla, sono sempre contenta dei libri di cui perché li scelgo, anche perché se no fortunatamente siamo ancora indipendenti noi nella scelta dei libri da presentare. E sono particolarmente contenta perché è un libro che mi ha molto colpita. Sto parlando del Primo Dolore di Melissa Panarello, che è qui con noi. Ciao Melissa. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. E, insieme a me a commentarlo Eugenio Murrali, che è ormai buonasera. Grande collega e collaboratore di Letture Metropolitane. E altro punto di riferimento di questo appuntamento sono i librai, che cortesemente, gioiosamente vengono a prestarci la loro esperienza per la vendita dei libri, ma non solo. Dopo il libraio di oggi, che è della libreria Coreander, che si trova in Piazza San Giovanni, ci consiglierà altri tre libri, oltre a quello di Melissa, che in qualche modo possono rientrare nel tema appunto che abbiamo scelto per questo incontro, che è la maternità. Essere e diventare madri, questo è il titolo che ho pensato per questo incontro, perché il libro di Melissa Panarello è edito dalla Nave di Teseo. Noi abbiamo questa cosa che la usiamo in senso classico, abbiamo abbracciato la classicità. Il tema di questo libro è proprio l'essere madre, ma anche essere figlia, e mi piace sottolinearlo perché secondo me questa doppia chiave di lettura permette a questo libro di essere assolutamente universale e inclusivo, perché a volte la maternità è un argomento che per alcuni magari è doloroso, può essere respingente, invece il libro di Melissa è assolutamente universale, coinvolge la nostra esperienza sia come madri, nel caso, come figli o figlie, come padri, quindi tutto quanto quello che è il vissuto dell'essere umano. La storia è quella di Rosa e di Agata, sono due donne che in contesti geografici e temporali diversi si trovano ad affrontare la loro prima maternità. E come ti ho sentito dire in un'intervista, questo è un libro non facile da raccontare perché ci sono tante svolte nella trama che ovviamente non posso assolutamente svelare, però le due figure e tutti i momenti della loro vita e tutte le problematiche o le emozioni che affrontano, quelle se ne possiamo parlare tranquillamente. Io inizierei è un po' una cosa facile. I libri da questo punto di vista aiutano con la scelta dell'esempio. Melissa ha scelto questo. Dalle altre femmine uno può salvarsi, può scoraggiare il loro amore, ma dalla madre chi ti salva? Questa è una frase di Alzamorante. Questo perché in questo libro le madri non sono necessariamente, come spesso la cultura, la società cerca di mostrarci, ovvero sempre buone, sempre accoglienti, sempre avvolgenti, ma le madri possono anche essere oscure, possono anche essere cattive, possono anche essere piene di rancore, poi certo le motivazioni sono le più varie, però sicuramente è così.
E secondo me questo libro è importante anche per questo, perché ci aiuta a capire come spesso la figura della madre è stata mitizzata, come tuttora viene mitizzata, e di conseguenza anche il ruolo della donna. Mentre tutti noi sappiamo da figli che ovviamente le madri, essendo come persone normali, hanno i loro lati oscuri, qualcuna lo coltiva di più, qualcuna di meno, però insomma questa è la realtà dei fatti. Allora Melissa, come sei partita sei partita proprio dal lato oscuro delle madri per parlare di questo libro? Ti è venuto in mente prima questo o da cosa hai iniziato una narrazione simile? No, in realtà la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho cominciato a scrivere questo libro è stata la figura di Rosa. Era di notte o insomma più o meno in questo periodo dell'anno, di 2 anni fa, ho avuto questo flash, questa visione, se vogliamo dire, di questa donna molto diversa da me, bionda, alta, teutonica, con gli occhi azzurri, in procinto di partorire e di diventare madre. E mi sono detta, beh, è raro che ti vengano a trovare dei personaggi, quindi cerchiamo di capire chi è questa donna. E la storia si è dipanata nel corso dei mesi, per l'appunto 9, manco a farla apposta, proprio quella di una gestazione, dove ho scoperto chi fosse Rosa e ho scoperto anche la presenza di Agata, che è sicuramente appunto la parte oscura della maternità raccontata nel libro. Io credo che entrambe, sia Rosa che Agata, siano delle istanze che ogni donna ha dentro di sé, o perlomeno io mi sento dentro di me in quanto donna, ma conoscendo le altre donne, avendo a che fare con le altre donne, ce l'abbiamo un po' tutte. Poi giustamente, come dici tu, scegliamo di nutrire l'uno o l'altro, un po' come la storiella del lupo bianco e del lupo nero, no? Per me è stato importante conoscere Agata perché appunto ho sempre detestato la mitizzazione della figura materna e quindi della figura femminile in generale, che vuole la donna soltanto come un santino da venerare, come fosse una Madonna appunto che mette al mondo un figlio con questa coroncina di fiori che si accarezza la pancia con amore, e perché ci costringe a una prigionia rispetto al nostro corpo, rispetto al nostro evolverci in madri, appunto, diventare madri, che appunto ci costringe a una perfezione a cui a tutti i costi probabilmente vogliamo aderire e non riusciamo perché è impossibile essere perfette. E quindi c'è una società che chiede alle donne che diventano madri una perfezione, e quindi c'è poi una buona fetta di madri che chiede la stessa perfezione ai propri figli. Si capisce già da sé che è un circolo vizioso da cui non si esce e che ci rende tutti estremamente nevrotici per la fine. Il concetto della libertà secondo me è molto importante in generale, ma anche in questo libro. E vi leggo un brano, poi facciamo dei riferimenti anche con l'attualità. Allora, questa è Agata. Non si stava ribellando al dolore che aveva ormai accettato come conseguenza necessaria a tutte le scelte sbagliate compiute fino a quel momento, ma al fatto che tutti le dicevano cosa fare. Perché se decideva di voler stare in piedi qualcuno le ordinava di stare seduta? E perché era costretta a fare l'amore con Saverio quando avrebbe potuto dedicarsi al disegno, un'antica passione che non aveva mai coltivato, mentre lei cresceva come una cosa vergognosa di cui sbarazzarsi? Il talento era una cosa pericolosa, per la sua famiglia prima, per suo marito poi. L'aveva perciò nascosto dietro la bravura nel truccare le clienti, tratteggiando con la matita il bordo delle labbra, stirando una linea di eyeliner perfetta sopra le ciglia, tanto da far diventare il volto di quelle donne sconosciute la tela su cui mai avrebbe altrimenti potuto dipingere. Non voleva essere moglie e lo era diventata. Non voleva essere madre e stava per dare alla luce suo figlio. Non voleva soffrire e stava sperimentando il dolore più atroce di tutta la sua vita. Non era giusto, l'unica cosa che pensava era che non era giusto. E è di oggi la notizia della legge in Alabama che vieta l'aborto anche in caso di incesto o di stupro, e che addirittura porta a un ergastolo i medici che decidano di farlo, insomma, di eseguirlo. E così come anche di oggi, in versione ridotta ma sicuramente sul tempo lungo altrettanto grave, ma molto grave, il discorso che è stato scelto di non abbassare l'IVA
sul costo degli assorbenti, che rimane al 22% invece che al 5% come era stato proposto. Ora, queste due cose in qualche modo ci pensavo mentre rileggevo il libro, no? Dicevo, siamo in un periodo difficile, lo è sempre stato, ma questo secondo me è un periodo particolarmente difficile per parlare di donne, di ruoli e di libertà. E Agata in questo libro, con questa sua rinuncia e questo suo non poter parlare, diciamo anche che siamo in una situazione che sono gli anni 70 nel sud Italia, e Agata è molto giovane, subisce una serie di costrizioni per cui sta facendo quello che non vorrebbe fare. A me ha molto colpito, perché ho pensato a tutte le donne che tuttora si trovano nella stessa situazione, che potenzialmente potrebbero provarci, sì, anche quelle che forse sono convinte di aver raggiunto un grado di libertà ormai assodato e tranquillo. E vorrei che parlassimo un po' di questa libertà delle donne, perché secondo me è un bel argomento anche in questo libro, cioè è un bel modo per parlarne, anche la forma romanzo, no? Uno pensa sempre di dover leggere dei saggi per riconoscere queste cose, invece non è così. Sì, io quello che volevo raccontare con Rosa fosse proprio questa fine della libertà, che non è una cosa anacronistica, è una cosa che stiamo sperimentando effettivamente ancora adesso. Per esempio, quando nel brano che hai letto, quando dice voleva stare in piedi e non glielo permettevano, è una cosa per esempio che nelle sale parto succede, no? Perché va nella sala parto di un ospedale, diciamo normale, tradizionale, ti fa partorire un uomo che non conosci, che non ti conosce perché è quello che c'è di turno, e ti deve far mettere in posizione supina con le gambe divaricate a partorire, per agevolare se stesso, perché la posizione supina in cui la donna partorisce e espelle il bambino è un'agevolazione del medico, non è certo un'agevolazione della donna, perché non viene rispettata la sua natura, la sua biologia, che è quella poi di, come dire, stare in piedi, muoversi per facilitare la fuoriuscita poi del neonato. Quindi ecco, anche lì non ho la capacità di, non ho la possibilità di padroneggiare il mio corpo, neanche quando sto facendo una delle cose più naturali e che più mi competono in quanto essere femminile e in quanto padrona del mio corpo. Un medico non ti fa alzare, non ti fa fare quello che vuoi, ed è una cosa terribile, il motivo per cui io personalmente, insomma, non farò quel tipo di scelta, cioè non ed è il motivo per cui Agata si arrabbia, dice non è giusto, cioè non è proprio giusto. E questa, come dire, questa cessazione di padroneggiare il proprio corpo ovviamente poi coinvolge tutto il resto, perché una volta che non sei più padrona del tuo corpo, figurati se lo sei della tua mente, delle tue idee, delle tue istanze, dei tuoi ideali, cioè già non lo sei delle cose pratiche, materiali, è molto difficile che tu possa essere delle cose virtuali. Ed è una cosa con cui noi donne siamo cresciute e ci sembra normale che sia così, cioè neanche ce ne rendiamo conto. Ieri leggevo infatti un articolo in cui si faceva una come si dice, un'analisi, una percentuale, oddio, non mi viene, una statistica dove veniva fuori che le donne effettivamente pensano ancora, per esempio, che sia giusto che le donne stiano a casa, che l'uomo vada a lavorare, ma tantissime, tipo il 78% in Italia, sempre in Italia stiamo parlando. È una cosa che mi ha veramente scioccato, davvero, perché siamo ancora dentro quella cultura, Non voglio cominciare da capo, però il primo dolore è un romanzo bellissimo. E ecco, io l'ho letto chiaramente dal mio punto di vista di uomo e devo dire che ho ringraziato dentro di me, mentre leggevo queste pagine, Melissa per il regalo anche che ha fatto a noi uomini, perché ci ha permesso di entrare dentro delle emozioni, delle sensazioni che per noi sono magari difficili, lontane, anche incomprensibili, e invece mi è sembrato di capirle benissimo, tant'è che io la prima cosa che ti ho detto oggi quando ci siamo sentiti, perché ci mettiamo un po' d'accordo su, ho detto ma scusa, ma quando ha partorito Melissa? Dice no, ma lei non, ancora non è mamma. Dico perché a me sembra, è sembrato veramente di essere
nella sala parto, è sembrato di essere in quella casa in cui Rosa partoriva. Ho vissuto veramente anche questo lato terragno, no? Che tu dicevi dell'essere madre, cioè non soltanto questa favola bella della maternità, ma anche il sudore, a un certo punto le dice io oggi mi sento unta, per dire, no? Cioè questa idea che c'è un corpo estraneo che sta nascendo dentro questa donna ed è una lotta anche, non è soltanto tutta accoglienza. Mi ha interessato moltissimo questo tema della doppia nascita, infatti, no? Cioè del conoscere dei lati di se stessi attraverso la nascita di un figlio. E allora leggo un brano e poi lo commentiamo insieme. Fra qualche ora non sarà più possibile tornare a essere ciò che sono ora, ciò che sono stata fino a ora. Sto per diventare madre. È un pensiero tanto naturale quanto crudele. Improvvisamente non penso più che fra poco avrò una figlia, ma soltanto che io sarò madre. Io sarò madre. Non avevo mai considerato la cosa da questo punto di vista. È lei e solo lei a cui ho pensato prima di concepirla, e infine, quando si è formata dentro di me, l'ho vista sorridere, piangere, arrabbiarsi e correre, parlare, disegnare, cadere. E io non ci sono mai stata. In tutte queste diapositive che scorrevo nella mia testa, mia figlia era sempre da sola a sperimentare le cose della vita. Ha aperto una fitta, ma non è alla pancia. È il cuore che sembra indurirsi, accartocciarsi come una carta. Magari, penso, è una premonizione. Forse stasera morirò e mia figlia crescerà senza di me. Ma è un pensiero negativo e stupido che allontano sul nascere. Non voglio che la paura del parto e del dolore prenda il sopravvento, e quindi cerco dentro di me una risposta più saggia e più vera. Ecco, proprio attraverso questo passaggio del parto c'è la nascita di due nuovi esseri, non di un essere solo. Sì, esatto, c'è la nascita del bambino e c'è la nascita della madre. E ogni nascita, secondo me, è collegata a un lutto, che è il lutto della perdita di sé o di quella parte di sé che tu hai conosciuto finora e a cui ti sei molto legato. Quindi il dolore, il primo dolore è anche questo, cioè non è soltanto il dolore fisico effettivamente del parto di per sé, ma è proprio il dolore di perdere quella parte di sé a cui ti sei affezionato e con cui hai vissuto fino a quel momento, finché non ti rendi conto che devi dare vita a una nuova parte di te, che è quella dell'essere madre. Che non è semplicemente smettere di essere figlia e cominciare a essere madre, perché anche quando sei madre continui a essere figlia. È proprio dare forma a una verità su te stessa che fino a quel momento avevi solo immaginato. Ma anche il figlio, esattamente come dice Rosa, lei ha immaginato sua figlia. E così come abbiamo tutti noi una madre, abbiamo due madri, abbiamo la madre immaginaria, la madre interna e poi la madre reale, la madre esterna. Anche nel caso di una gravidanza hai un figlio immaginario e il figlio che poi sarà. E adesso ovviamente quando una donna è in gravidanza immagina il proprio figlio, è normale che sia così, no? Immagina un po' quali saranno i tratti fisici, come sarà caratterialmente, cosa farà da grande, poi però la realtà sarà un'altra cosa. Ed è ugualmente, è un pensiero che si fa ugualmente rispetto alla propria maternità. Io mi aspetto che sarò un certo tipo di madre, ma nel momento in cui la partorirò, quella madre, perché lei nascerà insieme al bambino, chissà che madre sarà, quindi devi fare, è veramente un lavoro faticoso, perché devi fare conoscenza con due nuovi esseri, non uno solo, anzi forse con tre, perché poi c'è anche il padre che anche lui cambierà e poi c'è anche la coppia che anche quella cambierà, insomma è una conoscenza molto molto complessa. Allora, io mentre lo leggevo mi veniva in mente anche Nato di donna di Adrian Rich, che è questo libro appunto che è stato un po' un libro cult, no, del femminismo. E proprio quello che tu dicevi rispetto ai medici mi ha colpito, cioè i medici in questo, poveri, poi non è che sono tutti così, però in questo libro diciamo che i medici non ne escono, cioè questa idea è un po' delle mani di ferro, no? Che tirano, che non sanno, ecco, non c'è una cultura dell'attenzione, anche dell'attesa, no? E quello che mi ha colpito è stato anche molto
l'attesa, il rispetto dei tempi, ecco, il rispetto dei tempi della donna. E invece tutto ancora, in questo c'è un retaggio, se vogliamo, patriarcale proprio. Qui, questa, io proprio anche nelle due storie, leggendo in parallelo le due storie, si sente molto la differenza tra la modernità di Andrea, per esempio, e un Saverio che in fondo è un uomo perduto, e soprattutto questi due medici che sono lì, che vogliono sperimentare, che non hanno alcun rispetto per il corpo della donna, per i suoi tempi. Sì, è un po' quello che dicevo prima, no? Che tutto viene fatto a vantaggio dell'uomo, perché l'uomo ha fretta, perché l'uomo non deve piegarsi per sostenere la donna. E quando invece nelle culture diciamo non occidentali, in realtà vige ancora un rispetto verso il corpo femminile che non è tanto concepito come rispetto del corpo femminile, ma come rispetto della vita e della natura. Mentre invece in Occidente si fa molto questa distinzione, intanto facendo una distinzione fra il maschio e la femmina, come se poi la maternità fosse un fatto soltanto femminile, quando non può essere dissociato dalla paternità, cioè non può esistere una maternità senza una paternità, per cui, ed è il motivo per cui io ho cercato di raccontare in maniera, diciamo, approfondita anche due protagonisti maschili, che sono, come dicevi, Andrea, che è il marito di Rosa, e Saverio, che è il marito di Agata. Perché sono inclusi, non, per quanto tu possa odiarli, come nel caso di Agata, e non volerli nella tua vita, ma quello c'è, e non solo c'è, ma sarà grazie a Saverio che ci sarà una svolta nella vita di Agata, che non diciamo qual è, e sarà grazie ad Andrea che Rosa compierà in qualche modo il suo destino. Quindi è grazie a questi due uomini che queste due donne fanno anche un percorso molto preciso, quindi la complementarità è fondamentale. E rispetto anche a quello che dicevi tu prima, qua viene, insomma, diciamo, per virgolette, venduto come un libro per donne, ma in realtà è un libro estremamente, credo, interessante per gli uomini da questo punto di vista, intanto perché ti permette, uomo, di vedere una cosa a cui normalmente sei tirato fuori, a meno che tu non assista al parto della tua compagna. E poi, francamente, ho visto omoni grandi e grossi crollare come delle pere, perché alla fine non saranno mai madri, ma sono stati figli. Alla fine loro sono stati partoriti, sono stati dentro un utero, sanno anche loro cos'è il primo dolore, basta farglielo ricordare. Noi donne, come dicevi tu prima, ha già partorito, io non ho ancora partorito, però mi sono connessa con quella parte istintiva e primitiva che tutte noi donne abbiamo, perché partorire è la cosa più antica che facciamo da sempre, quindi tutte noi sappiamo cosa il nostro corpo può percepire, basta soltanto fare un po' di attenzione e ricordarsi. Ma anche gli uomini possono farlo, perché anche gli uomini si ricordano di quel dolore, nel momento in cui glielo stimoli, li crollano. Infatti per questo, attraverso questo libro, mi è tornato in mente Adrienne Rich, perché mi ha ricordato, insomma, che anche noi uomini siamo nati di donna, appunto, è molto bello questo. E Andrea... Non solo, io sto anche riflettendo sul fatto che le donne hanno un 50% di possibilità di fare un maschio e una femmina. Pensa all'assurdità di un corpo di donna che contiene un corpo di uomo dentro di sé. È abbastanza assurdo che ci pensi, infatti è un po' vertiginoso. Ed è bello anche che i tuoi personaggi non sono manichei, non sono tagliati con l'accetta, hanno una profondità, una complessità, e non c'è quella solida cosa, cioè gli uomini cattivi, le donne buone, insomma, come si diceva all'inizio, anzi c'è una complessità generale anche nel leggere il femminile come il maschile, perché poi in fondo Saverio è stato anche un padre amato e amorevole. Assolutamente. Torniamo un attimo al discorso dell'essere figli. Vi leggo un altro piccolo brano. Ho voglia di abbracciare fortissimo qualcuno. Potrei farlo con Andrea, ma non è lui che voglio abbracciare. Ho voglia di abbracciare fortissimo qualcuno. Mia madre. Ho voglia di abbracciare lei. Che sensazione si prova ad abbracciare mia madre? Non l'ho mai saputo. O forse lo sapevo in un tempo così lontano che ormai è tutto dimenticato. Questa è Rosa che parla. E
Il discorso del rapporto madre-figlia è anche un altro discorso molto importante, perché come dicevi tu, le due protagoniste ovviamente stanno per diventare madri, ma entrambe sono state figlie, sono figlie. E in particolare Rosa ha avuto un rapporto con questa madre estremamente complicato. E questo perché per definizione, per conoscenza, per esperienza di tutti, in particolare il rapporto fra una madre e una figlia femmina è sempre, diciamo, ha sempre qualche ombra, molto spesso qualche ombra. C'è l'ombra della competizione, che è una cosa assolutamente inconscia e primitiva, io penso, perché razionalmente nessuno di noi vorrebbe andare contro la propria madre, né nessuna madre vorrebbe andare contro la propria figlia. Però è un qualcosa che c'è, è un fenomeno che c'è. E a questo fenomeno è anche molto legato il discorso del perdono. È una cosa che secondo me tutti quanti abbiamo conosciuto, cioè c'è stato sicuramente un momento della nostra vita in cui ce l'abbiamo avuto con nostra madre, forse tuttora ce l'abbiamo, io insomma può capitare che poi nella vita crescendo le cose si modifichino, si vedano da un altro punto di vista, però sicuramente sentiamo sempre che c'è o qualcosa da perdonare o qualcosa che rimane in sospeso. Ecco, parlaci un po' di questo rapporto madre-figlia e anche soprattutto del perdono. Sì, io credo assolutamente che ci sia una forma di, appunto, di competizione e di rivalità che prescinde dal tipo di ruolo che hai nella vita dell'altro, ma che sia determinata proprio dal tuo genere, dal tuo sesso. Una donna vede in un'altra donna una rivale e un uomo vede in un altro uomo un rivale, perché anche il rapporto padre-figlio un po' ricalca poi le ombre del rapporto madre-figlia. Io credo che il perdono, io non sono cristiana, non sono cattolica, ma insomma cerco di perdonare molto. Cerco di perdonare molto, come figlio ho perdonato molto, ma come figlia forse non sono stata perdonata altrettanto spesso di quanto abbia perdonato io. Per cui è molto difficile, perché io mi rendo conto di essere un caso abbastanza strano nella fauna delle famiglie, senza adesso entrare nei dettagli miei autobiografici, però anche lì, così come si rappresenta la madre sempre allo stesso modo, la Madonnina che partorisce felice il proprio Gesù bambino, si tende anche a idealizzare troppo i figli, a vedere i figli sempre come quelli che si devono ribellare al genitore, che per forza di cose diventano l'opposto rispetto al genitore, quando invece semplicemente a volte ci troviamo in una famiglia per caso, perché nessuno si sceglie ovviamente, non è come un amico, un compagno, un marito che ti sceglie, ti trovi lì che lanciata come in una partita di dadi, e ti puoi trovare una famiglia dove ogni componente è estremamente diverso e dove non ci si proprio, è impossibile mescolarsi. Quindi lì il perdono diventa fondamentale, ma solo se sei una persona con gli strumenti adatti, abbastanza intelligente da capire che si perdona, non è che in realtà non c'è niente da perdonare, in realtà è semplicemente capire la complessità altrui e accettarla. Quindi sì, forse il perdono in realtà c'entra poco in questo senso. Io mi sono segnata questa espressione, ma sinceramente non forse sì, l'hai proprio scritta, avere compassione del dolore dell'altro. E mi era piaciuta molto, perché secondo me alla base anche di un tentativo di perdono verso per esempio una madre c'è molto che passa per la comprensione, perché da una parte ti senti forse, non dico costretto, però dici vabbè, ma ti pare che ce la posso avere con mia madre, no? È un po' una cosa che ti sembra come se fossi tu il colpevole, però forse ecco, passando attraverso una comprensione e anche una crescita, un'esperienza personale di cose simili o semplicemente una maturazione, ecco, quella è la chiave. Dicevi in un'intervista che ho ascoltato che in fondo perdonare è più facile, ed è così, io sono molto d'accordo, nel senso che a prescindere da quello che poi può venir fatto, portarsi dietro il rancore, oltre al dolore subito, diventa un ulteriore
fatica, un ulteriore impedimento alla propria realizzazione, penso, e su questo è molto vero effettivamente. Sì, sì, assolutamente, il perdonare ti responsabilizzati, vabbè, non mi impegno più a inseguire questo mostro, a cercare di non... Insomma, ti perdono perché è più facile, perché andiamo avanti, pensiamo al futuro, guardiamo in là. Sì, la stessa cosa vale però per le madri, ovviamente. Certo. È una domanda un po', non dico pratica, però quasi. Come è stato difficile raccontare di una madre cattiva? Cioè, proprio pensarla, immaginarla, è una cosa che ti è venuta complicata oppure è stato semplice? Cioè, perché per me sarebbe, non so come dire, leggendo, è una descrizione che colpisce molto. Cioè, ci sono delle cose che effettivamente mi hanno veramente bloccata, cioè sono stata un po' ferma lì, poi me lo sono riletto, mi sono detta certo che questa che fa, e povera, poverina, ovviamente la figlia, quindi non so se scrivendo c'è stata la stessa difficoltà. In realtà è stato più difficile scrivere della madre buona, yeah. perché la madre oscura appunto è un personaggio, è un archetipo con cui io mi sono sempre molto confrontata, sia nella scrittura che nella vita, per cui non è stato tanto complicato, perché poi insomma un po' come in tutte le cose io cerco sempre prima il lato negativo in modo da dissolverlo e liberarmene e poi rimanere quel lato, quello positivo, e quindi è stato in realtà più difficile essere Rosa in qualche modo. Invece ho trovato molto semplice essere Agata, perché la conoscevo meglio, perché una volta che è venuto fuori questo personaggio oscuro ho detto ecco, mi ci trovo bene, è il mio habitat naturale. E quindi Agata è stata più difficile, perché lì c'era invece il problema di cadere nel melenso. Rosa. Nel caso di Rosa, perché appunto la madre buona che sta per avere una bambina, diciamo tra virgolette in tarda età perché ha sui 42 anni, figlia di una madre spregevole, era molto facile descriverla come una vittima o come una appunto sacrificata, e quindi ho trovato più difficoltà nella bontà che nella cattiveria. Io vorrei soffermarmi un po' sulla scrittura del libro, un po' per mia, diciamo, propensione filologica. Allora, intanto è un libro moderno e non modernista. Oggi si insegue continuamente il cambio dei punti di vista, come se fosse... Invece qui tutto avviene naturalmente, cioè c'è un libro che effettivamente sa usare il cambio del punto di vista. Tutta una prima parte, è diviso in due parti il libro, una prima parte è costruita su una struttura binaria in cui due storie si alternano e c'è la prima e la terza persona come punto di vista che si alternano, e poi invece diventa ancora più avvincente perché diventa un romanzo corale in cui i punti di vista si alternano su, a quel punto, diciamo, una storia che ha avuto una convergenza. E è un libro moderno perché sa alternare un linguaggio asciutto che non è mai arido, però, perché è un altro rischio, no, di questo modernismo, l'asciuttezza assoluta, non bisogna usare gli aggettivi e si finisce per essere aridi. Qui questo non avviene mai, è un libro sempre ricco, è un libro che a volte è anche lirico, ci sono dei momenti di grande lirismo, è un libro in cui si usano varie dimensioni della realtà, il sogno per esempio, o il retropensiero che viene segnalato con un corsivo, quindi ecco, è un libro anche proprio che ha interessante anche da un punto di vista narrativo, da un punto di vista linguistico. Ecco, adesso magari ci dai qualcosa appunto su questa costruzione narrativa, sul lavoro che hai fatto sulla scrittura. Voglio leggervi una parte che a me è piaciuta moltissimo, di grande lirismo secondo me, che è un momento in cui
Agatha, poveretta, l'avevano già tormentata questi due medici, che tra l'altro anche lì c'è anche questo aspetto simbolico, perché tu quando parli di questi due medici che sono un po' degli assassini, perché sono due praticanti che vogliono utilizzare come cavia per, diciamo, la loro pratica la povera Agatha, e tu li chiami dottore 1 e dottore 2, quindi qui entriamo anche in un linguaggio simbolico, non vengono mai nominati. Come anche c'è un uomo che a un certo punto è una sorta di stregone che arriva, che fa una manovra sul ventre della povera Agatha, e tu lo chiami l'uomo nero, se non sbaglio, no? Perché, l'idraulico. O l'idraulico, ecco, insomma, cioè, sono delle funzioni negative. E a un certo punto la situazione sembra per un momento quieta, ed è bellissima la descrizione che tu fai della notte. Dietro le tende verdi, le donne sembravano essersi calmate, e anche lei da qualche tempo non si contorceva dal dolore. Doveva essere quell'ora della notte in cui tutte le cose si quietano e galleggiano nell'acqua, dove non ci sono suoni né violenza, ma solo scorrere del silenzio e buio e sospensione, dolcezza. Tutte quelle pance distese che guardavano al cielo sembravano lune in attesa di librarsi verso l'alto, che anelavano alle stelle, allo spazio infinito. Era lì che Agatha desiderava andare, e per la prima volta dalla prima contrazione avvenuta ormai ore prima, si chiese se forse non sarebbe stato meglio morire. Se quel parto fosse andato nel modo sbagliato, tutti i suoi patimenti sarebbero finiti. Così come anni prima, con quel matrimonio, aveva dovuto rinunciare a se stessa, cominciò a guardare quei due medici inesperti con altri occhi. Forse erano loro quelli che l'avrebbero salvata. Un grande pezzo, secondo me. Grazie. Ma guarda, io non sono una che ragiona molto sulla scrittura, cioè sulla propria scrittura. Non so mai perché ho fatto una scelta piuttosto che un'altra. Non sono una che costruisce architettura. A me piace semplicemente abbellire fin da subito. Sono un'arredatrice di interni più che un architetto. Per cui faccio sempre molta fatica a dirti come ho sviluppato un percorso narrativo. Perché io semplicemente sono una che legge libri, assorbe le informazioni e poi mette in quello che scrive quello che ha imparato, senza però ragionarci, senza pensarci. Quindi sono molto istintiva. A volte me ne dispiaccio, perché invece per esempio il mio compagno, che anche lui è uno scrittore estremamente ragionato, e infatti litighiamo tantissimo su questa cosa, perché a lui piace ragionare sulla scrittura, a me no, e quindi è un altro modo di approcciarsi alla scrittura, che non significa che tu sia meno edotto, semplicemente sei edotto in un modo tale che non ti interessa tanto la parte della teoria, ma neanche quando riguarda i tuoi romanzi stessi. Probabilmente io mi sto convincendo, anche in questo periodo sto leggendo moltissimi libri, anche per via del premio, eccetera, del premio Strega, e mi sto rendendo conto che forse i libri che sono fatti a tavolino prima sono poi quelli, cioè si vede, purtroppo gli si vede poi, certo. Quello, cioè bisogna avere consapevolezza, ma questo istinto che tu dici probabilmente va seguito. E poi magari va appunto limato. Sì, io per esempio il mio metodo di scrittura è quello di in generale scrivere la sera dopo le 18, più o meno sull'ora del tramonto. Questo libro però l'ho scritto soprattutto di notte, perché l'ho cominciato in estate, quindi faceva caldo e l'unico momento fresco della giornata era la notte, e poi era anche un momento in cui non c'era casino in casa, e quindi è un libro molto notturno, quindi anche questi momenti come sì. Quello che hai letto tu è una cosa che veramente viene dalla notte. Quello che accade poi è che la mattina dopo, e questo mi succede sempre in ogni libro che ho scritto, lavoro sulla pagina scritta durante il giorno prima, perché il giorno dopo faccio spesso un editing. Io rileggo sempre dall'inizio tutti i giorni quello che ho scritto, quindi che io sia a pagina 3 o a pagina 320, alla 320 pagina rileggo dall'inizio e rileggo ad alta voce, perché credo molto nel suono delle cose scritte. C'è una domanda, mi sa, per
Vai, ti passo. Ah, io in tutto ciò non vi ho detto non questa cosa, mi sono completamente dimenticata. E come vedete sopra le nostre teste c'è un numero di telefono in cui c'è scritto inviare domande, che è pensato in particolare per coloro che ci stanno seguendo sulla diretta Facebook, o in generale per coloro che non possono essere presenti. Però insomma, se siete particolarmente timidi potete usarlo anche voi, se volete fare una domanda a Melissa, ma insomma senza voce. E una è arrivata da Chiara, che dice: è possibile immaginare un film tratto anche da questo libro di Melissa? Beh, sarebbe un film difficile da scrivere, perché è appunto una storia su due piani temporali, su due città diverse, con personaggi, insomma, ecco, lì bisognerebbe costruire un'architettura abbastanza complessa, però sarebbe sicuramente, credo, un film, perché anche lì raramente, essendoci poi, vengono poi poco usate le registe e le autrici donne nel cinema, e questo è un tema che, come abbiamo detto prima, è universale, perché anche gli uomini potrebbero tranquillamente parlarne, scriverne e girarne, ma non lo fanno per pudore, quindi sarebbe un film sì, diverso anche un po' difficile per tutte, diciamo, le parti molto fisiche, no? Cioè, nel senso che secondo me il bello della scrittura è che ti lascia anche molto la possibilità di guardare con i tuoi occhi, no? Certo. Quindi il film, la pellicola, per quanto possa essere evocativa, secondo me non lo sarà mai quanto l'immagine che ti crei nella tua mente attraverso le parole. Certo, no, c'era un film, credo, negli anni 70 che si chiamava Elvia, che la prima scena si apriva con una scena di un parto. Ma sai, il parto è una cosa, è un grande tabù. È un tabù anche un'immagine di una donna, per esempio, incinta, a meno che non sia sempre, come dicevamo prima, la bambolina vestita di rosa con il cerchietto a fiori. Allora lì è comprensibile, ma il parto, la crudezza della maternità è raramente rappresentata, perché si pensa che appunto sia dia fastidio, ma perché ti ricorda una parte di te assolutamente ancestrale, e quindi per forza di cose ti dà fastidio, ed è giusto che sia così. E a proposito di potere evocativo, secondo me una delle cose belle di questo libro è proprio la capacità che ha la scrittura di Melissa di evocare anche proprio sensi, parlo dei cinque sensi. C'è questo momento che mi ha molto colpita, è Rosa, un momento della sua storia, lei va dalla sua casa d'infanzia, nei vari viaggi, traslochi, cambiamenti, ha conservato solo una scatola, che non è semplicemente una scatola con quelle cose che aveva, ma è un mondo, e tu questo lo dici molto bene. Non riesco a trascinare la scatola in salotto, con il piede la spingo fuori dallo sgabuzzino fino al corridoio, la apro, il nastro adesivo ha tenuto insieme le parti per così tanti anni da essere diventato tutt'uno con il cartone. L'odore che viene fuori è quello di casa mia, non questa dove sono ora, ma quella che ho lasciato con l'intenzione di non tornarvi mai più. È un odore ancora vivo, ma che parla di cose morte, di fiori essiccati, quelli che mia madre metteva dentro i recipienti di vimini e di vetro sopra i mobili, della crema per le mani cera di cupra, che aveva lo stesso odore delle bambole, dell'aceto di mele che usava per pulire le pentole, i rubinetti, e che in primavera spargeva nel giardino intorno al condominio dove abitavamo per eliminare l'odore di urina di gatto. Aveva un naso molto delicato, attento, questo l'ho preso da lei. Ecco, questo fatto del passato che lascia delle tracce anche fisiche, no? Questi odori, è una cosa che viene fuori spesso nel libro, il fatto di ricordare non solo per emozioni, ma proprio per flash, per immagini che possono essere appunto immagini, ma anche odori, dolori, dolori fisici intendo. E, è particolarmente, diciamo, il discorso sensoriale è particolarmente importante per te nella tua scrittura?
sai, il corpo secondo me ricorda molto più di quanto non faccia la testa, perché almeno il corpo non mente nel ricordo, ma la testa sì, perché con la testa ovviamente diamo ai ricordi dei vestiti, i vestiti che più ci piacciono, che più ci fanno comodo in quel momento. E quante volte ci capita, per esempio, di sentire per strada un odore che ci ricorda un vecchio amante, una vecchia fidanzata, magari non ci stiamo più insieme da 10 anni, però sentiamo quell'odore e ci giriamo, oddio è lui, oddio è lei, perché il corpo si ricorda tutto. Io tra l'altro poi non lo sapevo, perché quando ho scritto questo libro non ero incinta, ma ecco, gli odori sono una cosa che si sente tantissimo in gravidanza, quindi aver descritto Rosa come appunto essere una donna bionica dall'olfatto potente non ha avuto proprio, ha avuto senso insomma, sì, col senno di poi, perché effettivamente è così. Io anzi mi sono accorta di essere incinta perché avevo l'olfatto molto sviluppato, dicevo oddio è strano, perché con tutte le sigarette che fumo forse allora sono incinta, ma dopo 2 giorni il concepimento. Quindi no, la mia scrittura è sempre stata molto sensoriale in questo senso, non necessariamente appunto legata a un discorso sessuale o erotico, ma perché credo molto nella parola che non deve parlare soltanto alla tua mente ma anche al tuo corpo, perché credo che l'esperienza del corpo sia fondamentale, cioè non può essere inferiore all'esperienza intellettuale, non l'ho mai creduto. Sì, no, verissimo, e tra l'altro era bello proprio anche sentire quando le donne dovevano partorire, cioè ascolta il tuo corpo, no? E mi venivano in mente, dicevo, ma prima che ci fossero i medici, gli ospedali, le cliniche, in fondo come si faceva? C'è un discorso anche molto naturale, un po' animale se vogliamo, però è così, cioè ascolta il tuo corpo, il corpo che è più intelligente in quel momento, perché sa meglio della tua testa quello che deve fare il tuo corpo in quel momento. Quindi questo mi ha colpito molto anche a me. Allora, io chiederei a Claudio, il libraio di Coreander, di raggiungerci per innanzitutto presentarsi e insomma farsi conoscere lui e la sua libreria. Ci tengo a dire, anche per chi magari non conosce Letture Metropolitane, ci vede per la prima volta, che noi abbiamo un particolare rapporto di grande amore con le librerie indipendenti, e nonostante ci occupiamo di libri sul web, ultimamente si pensa che se uno si occupa di libri sul web in realtà sia tipo una specie di nemico del libraio. Non so se hai letto la polemica, c'è stato un articolo sulla Stampa in cui veniva un po' fuori, semplicemente per l'ignoranza che ovviamente non c'è una dietrologia, però insomma, che se uno parlava di libri sul web rubava il mestiere al libraio, quando in realtà qua lavoriamo tutti dalla stessa parte per lo stesso obiettivo. Ho chiesto a Claudio di portarci altri tre consigli per ampliare un pochino le nostre menti rispetto a questa tematica. Una cosa che ai Mangiatori di Libri facciamo sempre, perché appunto vogliamo lasciare le persone non solo con un libro ben approfondito, ma anche con qualche altro spunto. Grazie. Intanto mi presento, noi abbiamo aperto una libreria a Piazza San Giovanni in Laterano da 2 anni e mezzo, una piccola libreria indipendente, siamo ancora vivi nonostante il web, e non pensiamo che il web sia nemico, nemici non ce ne sono tra tutti coloro che vendono i libri, il nemico è secondo noi la mancanza dei lettori. Italia è un problema cronico, avete visto queste ultime statistiche al Salone del Libro, purtroppo le librerie indipendenti sono scivolate ancora più in basso, meno di un libro su 4 viene venduto dalle librerie indipendenti, però noi pensiamo che se avessimo un numero di lettori pari alla maggioranza dei paesi europei, sia dei paesi occidentali più benestanti, sia degli ex paesi oltre continente, quindi dovrebbero stare peggio di noi, però hanno tutti o quasi tutti un livello di lettura, di comprensione del testo superiore a quello che c'è in Italia. Se fossimo più vicini a quei livelli ci sarebbe spazio per tutti, per le grandi catene, per la vendita online e per le piccole librerie indipendenti che hanno
dovrebbero avere un tipo di clientela diversa. Mi dispiace non ci sia la socia, ma sta arrivando, che insomma è la libraia che sta sempre fissa in libreria, che sceglie lei poi i libri, ma quindi faccio un po' da portavoce. E noi abbiamo scelto tre proposte diverse, sempre sul tema della maternità e della genitorialità. La prima è una proposta un po' diversa, è un libro illustrato, Chissà se avrai i miei occhi, edito da Clementoni. Sono delle poesie, libro illustrato perché noi in libreria abbiamo molti libri illustrati, almeno molti rispetto alla nostra piccola superficie, che vendiamo non solo per bambini, ma abbiamo scoperto che ci sono molti adulti, anche insomma, persone colte, professionisti, che amano il libro illustrato, le storie illustrate. Sono delle poesie, quindi diciamo un approccio leggero, ma non banale, non scherzoso, diviso in cinque piccoli settori, quindi dal punto di vista delle madri, dei padri, dei figli, e gli ultimi due che mi piacciono praticamente dal punto di vista dei pensieri e degli squilibri, che sta anche a significare appunto un approccio non banale. Quindi tocco poetico, una visione poetica. Il secondo che proponiamo è invece un tocco da commedia, anzi più esattamente da sitcom, perché non so se sapete, questo qui, The Pozzolis Family, edito da Mondadori, hanno anche un loro canale YouTube, a proposito, come vedi, siamo vicini anche a certe forme di ovviamente diffusione mediale, quindi è molto spiritoso, quindi la commedia, anche qui è il passaggio da 2 a 3 in famiglia, e come sitcom perché in realtà è un diario, un'agenda di tutto quello che capita nella quotidianità, e quindi anche qui una visione leggera, spiritosa, ma anche realistica di quello che accade. Il terzo è quello che sento più vicino, ma qui Cristina mi accusa sempre di avere gusti troppo seriosi e tragici, ma in realtà non è, dopo la poesia e la commedia, qui siamo al dramma, non alla tragedia, al dramma, perché è un approccio serioso, si chiama Maternità, di un'autrice canadese, se non vado errato, di Toronto, Sheila Hetty, e siamo dalle parti di Agatha, perché è vicina ai 40 anni, e quindi c'è una disamina sociale, quindi c'è una visione drammatica, nel senso che è seriosa e tormentata, come tormentata è insomma la realtà per chi si avvicina alla maternità, soprattutto non più da giovanissimo, e quindi cerca di vedere i condizionamenti sociali che sono sul fatto devo essere giusto, essere madre, cioè le paure, e i condizionamenti psicologici, quindi i suoi, e anche etici, in senso di colpa, anche solo nell'avere questi dubbi. La visione insomma insieme al compagno di queste scelte lo trovo molto, molto bello, particolare, è un approccio anche qui assolutamente realistico, non c'è nulla di eccessivamente edulcorato, né edulcorato in quei casi, né in questo caso di drammatizzante, cioè insomma un classico tormento che è normale vivere insomma di fronte a queste scelte. Grazie mille Claudio per questi consigli. Aspettate che c'è un'altra domanda, perché però non so aprirlo perché sono... Serve il mio, la mia impronta digitale. Ah, serve la tua impronta digitale. Eccoci. Allora, eccolo, è uguale. Scusa, me lo fermo lo stesso. Vai proprio sul messaggio, se puoi. Così. Ok, grazie mille. Allora, Silvia scrive, questo è per me in realtà, nel senso che mi chiede quante fermate sarebbe il libro di Melissa Panarello, perché è arrivato dopo il nostro, diciamo, metodo di catalogazione dei libri, quello di letture metropolitane, è proprio sulla facilità di lettura sui mezzi pubblici. Allora, io darei, si va da 10 a 50 fermate, io darei 30 fermate, ma non perché ci sia una difficoltà nella scorrevolezza, ma perché secondo me ci sono delle parti di questo libro che è bene interiorizzare, cioè nel momento in cui le stai leggendo
devi poterle rileggere, devi poterle fare tue, devi poter entrare nell'immaginario. Quindi ecco, diciamo che certo. Io darei questo. Nei lunghi tratti con le carrozze vuote, insomma. Esatto, esatto. Vabbè, quindi a Roma non vuote, quindi, però lunghi tratti. È un po' difficile. Tutte le volte che si ferma la metro, sai quanti ne leggi. E io invece voglio fare un'ultima domanda a Melissa, che fa una domanda diciamo generica, non specificamente sul libro. E, come senti di essere cambiata o cioè, evoluta, cambiata da quando hai iniziato a scrivere? Perché tu hai iniziato molto presto, a 16 anni, quindi chiaramente insieme alla tua crescita biologica c'è anche una crescita, immagino, una maturazione autoriale. E ecco, che, secondo te che cosa è cambiato? Quali sono le cose che hai lasciato, le cose che invece hai acquisito? Come sei cambiata, cresciuta come... stavo dicendo come artista, ma va bene come artista. Ma sai, oggi sono molto più simile a ciò che ero all'inizio, perché ho fatto un po' un giro, nel senso che sono partita con un libro molto istintivo, che ho scritto con totale incoscienza e con l'istinto proprio, mettendoci veramente la mia autenticità, che non significa necessariamente autobiografismo, ma proprio l'essere autentico, ciò che sentivo davvero in quel momento di fare e di dover raccontare. Con i libri successivi, non che fossero meno autentici, per carità, però sapevo già che i libri successivi avevano dei lettori, quindi uno scrittore che dopo il primo libro comincia a scriverne altri ha consapevolezza di quello che sta per fare, quindi, come dire, cerca sempre dei compromessi fra sé e fuori, fra sé e il lettore. Adesso, dopo qualche anno di pausa, di silenzio, ho capito, cioè non è che ho capito, ho sentito la necessità di tornare alle origini, cioè di riappropriarmi del mio fuoco, della mia verità, di raccontare solo quello che mi interessava senza preoccuparmi dello sguardo altrui, della lettura altrui. E quindi mi sento cambiata in questo, cioè che sono ritornata a ciò che ero, però molto più matura di prima, ovviamente. Concludiamo quindi con queste parole di Melissa. Melissa Panarello, Il primo dolore, La nave di Teseo, questo è il libro di cui abbiamo parlato oggi. Vi ricordo che troverete questa chiacchierata, se volete condividerla, farla sentire ad altre persone, sui nostri canali di Letture Metropolitane, sui nostri social, ma anche sul sito letturemetropolitane.it. Vi anticipo per un futuro che a giugno e a luglio organizzeremo due appuntamenti di una nuova rassegna in collaborazione con il Vivi Bistro di Villa Panfili, quindi un altro, diciamo tutto un altro mondo all'esterno. Speriamo, insomma, che si arriva la primavera, si arriva la stagione giusta. Che però è dedicato ai libri, è dedicato alle tematiche della sostenibilità, dell'ambiente, dell'ecologia, in generale, insomma, della vivibilità. Infatti si intitola Green Book, non c'entra col libro, però insomma è solo una questione, col film, è una questione appunto di colore. E quindi ci saranno questi due appuntamenti, che saranno uno il 28 giugno e uno il 19 luglio, poi insomma ci saranno più specifiche sui nostri canali. Grazie mille a Melissa Panarello per essere stata con noi per questo bellissimo libro. Grazie a Claudio della libreria Coreander. Mi raccomando, se dovete comprare dei libri, andate nelle librerie indipendenti, la sua, insomma, in generale. E grazie a Eugenio Morrali, compagno di Grandi Avventure, Giovanni Villani per la parte tecnica. E i libri ovviamente sono lì dietro al banchetto di Claudio, sono disponibili. Melissa resta per insomma firmarveli se volete. Grazie al Mercato Centrale che ci ospita, ovviamente. Grazie.